Buongiorno e buona domenica. Allora, oggi ho intenzione di fare una ricetta un po' lunga, un po' laboriosa, ma buona. Allora, ho intenzione di fare il genovese. Allora, in una pentola capiente ho messo abbondante olio extravergine d'oliva e sto tagliando a pezzettini una carota e del sedano. E adesso li vado ad inserire qui e metterò anche la carne. Per fare la genovese ci vorrebbe un bel pezzo di arrosto da mettere qua, ma io non ce l'ho e quindi ho deciso di utilizzare le spuntature, le costine di maiale, vedete? E poi ho anche queste due braciole che adesso toglierò l'osso e farò degli involtini e metterò anche questi nel battuto, nell'olio, nella carota e nel sedano. Allora, nelle fettine di maiale a cui ho tolto l'osso ho messo prezzemolo, aglio, sale, pepe e parmigiano. Adesso li vado a chiudere come involtini e li fermo con gli stuzzicadenti. Qui intanto le costine stanno sfrigolando. Ho chiuso gli involtini belli stretti e la parte grassa non l'ho tolta perché adesso quando andrò a mettere gli involtini nell'olio, questa parte grassa si scioglierà. E adesso, dopo aver fatto rosolare tutta la carne, cioè le spuntature e anche questi involtini che adesso vado a mettere qui, arriva la parte più scocciante perché devo affettare 6-7 cipolle e piangere tutte le mie lacrime. Guardate come sto rosolando per bene la carne, il condimento. Ho pianto tutte le mie lacrime e ho sbucciato 6 cipolle. Adesso le vado a mettere in questa pentola. Vedete? Ho messo le cipolle nella pentola dove c'era la carne. Adesso abbasso la fiamma, metto il coperchio, metto un bel po' di sale grosso. Un bel po', intendo dire un cucchiaino di sale grosso. Come stavo dicendo, ho abbassato la fiamma, metto il coperchio e lascio cuocere almeno 2 ore. Qua. Sono passate le 2 ore, vedete come si è ritirata come si è consumata la cipolla e ha cambiato colore? Allora, adesso con questa cipolla, con questo sughetto che si è formato, condirò la pasta. Allora, generalmente genovese, cioè la pasta che si usa con il sugo alla genovese è questa, sarebbero gli ziti tagliati. Allora, quando ero giovane io si prendevano proprio gli ziti, quelli grandi, e si tagliavano a pezzetti. Adesso li fanno già belli e tagliati, anche se li ho trovati, li trovo ancora quelli lunghi ed è più bello spezzarli. Però ho trovato questi e faccio prima.